ragazzi non si meritano questo. Io ci sono passato, sicuramente ritornerà più forte di prima, però dispiace per come è arrivata, per come è arrivato l'infortunio. E devo dire che l'ho vissuta male questi 2 o 3 giorni, perché è un ragazzo che quest'anno ne ha passate anno, questa società, e su queste piccole cose, questi piccoli gesti, penso che è stato un gruppo che si è meritato tutto quello, i sacrifici che abbiamo fatto. Che abbiamo fatto perché dal primo giorno, dopo un mese, ho dato tanto a questi ragazzi, perché loro mi hanno dato tanto, io da parte mia ho fatto di tutto con la società, ma devo dire che questa settimana abbiamo speso pochissimo a livello di tensione, a livello di... ho visto tanta tranquillità, è quello che volevo. Siamo stati bravi, io, la società, lo staff, a non creare tensioni, perché non ce n'era bisogno, perché già è la partita in sé per sé che è una partita che vale tanto. E sicuramente sul fatto abbiamo speso pochissime energie, sì, da ieri si è cominciato ad avvertire un po' di tensione in più, però è stata una settimana, secondo me. Antonio si è allenato questa settimana, non è al 100%, però ha scattato, si è allenato con la squadra e sarà a disposizione. Aspetti una maniera tesa diversa rispetto a quella trovata poche settimane fa? 4-3-3 o 4-4-2 è il modo, l'interpretazione di giocare a calcio non può cambiare in 2 settimane. Sicuramente le caratteristiche loro li sappiamo, come loro sanno le nostre. Dobbiamo stare attenti, anche se ho sentito che qualcuno dice che abbiamo speso 5 volte più di loro. A me non mi risulta che non abbiamo speso 5 volte più di loro. Però è una squadra che noi la rispettiamo, una squadra che ha delle caratteristiche ben precise e speriamo di farci trovare pronti. Una squadra che la caratteristica che ha non gioca mai a viso aperto, è una squadra che porta tanti giocatori dietro la linea della palla, giocano in contrattacco, giocano sulle seconde palle, ci calci piazzati sono pericolosissimi. Non è una squadra che palleggia molto, hanno sempre il pallino del gioco loro, è una squadra che con le 2 o 3 cose che li fanno con grandissima interpretazione. Quanto è importante l'esperienza ora dei giocatori in gare come queste? L'esperienza di giocatori in partita come queste? Un vissuto, sicuramente il vissuto di qualche giocatore ci può dare una mano. Penso che la cosa più importante è non farsi prendere dal panico, non farsi prendere... è una perdita importante, però sicuramente la vincerà chi sta meglio fisicamente, chi ha gamba per ripartire. Sarà una partita così. E il fatto di avere i giocatori d'esperienza, loro ne hanno più di noi, secondo me, sulla carta. Però noi abbiamo 4-5 giocatori /6 che hanno giocato questo tipo di partita. E sicuramente sarà importante anche il loro contributo.